Ad D'Ortone è inaugurato il cantiere Zessa Abruzzo Ultimo Miglio. Si tratta di un'arteria stradale di 1,879 km per collegare l'autostrada con il porto. Un'opera incagliata da anni, possiamo dire, eh, che finalmente insomma, vede la luce. Commissario Mauro Miccio, procedure accelerate in questo caso. Le procedure sono accelerate, ma come sempre anche con le procedure, anche con i poteri commissariali, noi cerchiamo sempre la collaborazione, in questo caso indispensabile, con la provincia che aveva questo finanziamento all'origine e con la regione che l'aveva concesso ancora nel 2006-2007. L'opera è un collegamento finalmente in diretto, speriamo questa volta in modo rapido, anche perché nel 2026 deve essere operativa e collaudata, perché i fondi PNRR questo ci chiedono. Abbiamo aperto il cantiere, non a caso vi abbiamo portato esattamente dove è l'opera, per farvi capire che... Questo è quello che stiamo facendo e che riusciremo a chiudere non solo nei termini, ma nei termini, ma molto prima secondo me di quello che sarebbe il 2026 perché le condizioni oggettive e soggettive ci sono grazie anche, spero, alla collaborazione dell'impresa. Secondo, apriamo a breve anche il cantiere. Da un mese e mezzo massimo dovremmo essere in condizione di farlo. Della seconda parte della, del porto di Ortona che ci riguarda, che è il collegamento con la stazione ferroviaria, dove il grosso del lavoro si farà dentro la stazione ferroviaria di Ortona-Lido e che sostanzialmente porterà a un risultato dal punto di vista tecnico particolarmente efficiente soprattutto perché farà delle migliorie anche tecnologiche per consentire ai treni che sosterranno per fare carico e scarico merci di non bloccare anzi di velocizzare l'ingresso e l'uscita dalla stazione. Un lavoro di squadra, ha sottolineato il Presidente della Provincia, Francesco Menna. Grazie alla grande opera che si è fatta del Sindaco di Ortona, della Regione, della Provincia di Chieti, degli uffici provinciali che hanno lavorato in maniera costante, dei consiglieri tutti, ma soprattutto Radica e Scopino, della ZES, siamo arrivati in modo eh, diciamo, quasi magico a restituire alla città un cantiere, un'opera importante per il porto, per la viabilità, per il commercio, per il turismo, per l'industria. Ma oggi per Ortona è un giorno importante anche perché è stato consegnato il cantiere della frana e della viabilità cittadina provinciale per circa 400.000 euro. Giornata importante per inaugurare un'opera strategica, hanno sottolineato il consigliere regionale Mauro Febbo e l'assessore regionale Nicola Campitelli. Soddisfatto il sindaco Leo Castiglione? Sì, finalmente oggi si mette il primo mattone di quest'opera tanto attesa, un'infrastruttura necessaria per snellire e decongestionare il traffico eh, sia per le, per, le, per le aziende ma anche per il traffico normale, quindi un'infrastruttura una, una che era necessaria e che si attendeva da anni.